Alcune indiscrezioni pubblicate stamane dal quotidiano La Repubblica dicono che il comitato tecnico scientifico che lavora con il governo stia valutando come inopportuna per il prossimo anno accademico una ripartenza delle università con tutti gli studenti e tutti i professori nelle aule. Nulla di ufficiale, ma anche qui c'è chi ci sta pensando. Dal prossimo mese, fa sapere il rettore dell'Università di Udine Pinton, cominceremo a studiare un sistema misto che integri la didattica a distanza con la frequentazione dell'Ateneo. Per ora abbiamo già deciso che i test di valutazione delle competenze per le matricole si svolgeranno online. L'Università di Udine garantisce al momento la didattica a distanza per quasi il 98% degli insegnamenti, un gran lavoro fatto in pochi mesi anche dalle altre università della regione per l'anno accademico in corso, tanto che anche a Trieste gli esami e le lauree continuano a svolgersi regolarmente. L'unico problema, spiega Di Lenarda, riguarda i tirocini degli studenti di medicina o infermieristica. Sono previsti dalla legge e potrebbe servire una norma ad hoc per derogare, ma si sta già lavorando per ottenerla. Alla scuola interpreti, ad esempio, fa sapere la direttrice Lorenza Rega, è stato tutto trasferito online, compreso l'insegnamento della traduzione simultanea, grazie ad una piattaforma messa a disposizione gratuitamente in tutta Europa. Quanto al prossimo anno, il rettore Di Lenarda invita a non fasciarsi la testa, visto che mancano 4 mesi. Meno ottimista il direttore della Sissa Ruffo, per il quale non è pensabile che nel primo semestre del prossimo anno si pensi di affollare le aule come 3 mesi fa. Sarà inevitabile, anche a suo avviso, pensare a modalità miste che consentano però la frequentazione dell'Ateneo soprattutto per la ricerca e con modalità sicure.